E il brano che leggiamo insieme è in Filippesi 1, dal versetto 12 al 26. Questa è la parola del Signore. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato nella difesa del Vangelo, ma quelli annunciano Cristo con lo spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità Cristo è annunciato, e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza, mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non avere da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la mia vita, sia con la mia morte. Infatti, per me, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono costretto da due lati: da una parte il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Gesù Cristo. Grazie Valeria per averci letto questo brano. È sempre un grande privilegio poter predicare la parola del Signore, quindi come sempre prego che sia una parola che porti gloria al nome del Signore, per il bene della Chiesa. Recentemente un blogger italiano ha scritto un articolo intitolato "Egoismo e menefreghismo. Ecco la vera crisi degli italiani". E le prime parole di questo articolo sono queste: la madre di tutte le crisi è quella morale. Siamo diventati un popolo di indifferenti, di egoisti e di menefreghisti, e da questo consegue tutto il resto. Ho trovato un altro sito italiano che si chiama Censis, non so se lo conoscete, però sulla sua pagina principale dice che svolge dal 1964 un'articolata attività di ricerca in campo economico e sociale. La realtà italiana. Qualche anno fa, qua a Roma, questo sito ha pubblicato una ricerca intitolata "Egoismo e indifferenza non bastano più". Ora, l'articolo inizia così: secondo le percezioni comune, individualismo, egoismo e indifferenza sono tratti ormai profondamente radicati nella nostra società, probabilmente destinati a perdurare. In base a un'indagine del Censis, la maggioranza del campione descrive l'Italia fra 10 anni come un paese ancora fortemente caratterizzato dall'attenzione esclusiva all'interesse individuale. Lo affermano soprattutto i residenti nelle grandi città e nel nord-est,
La maggioranza degli italiani pensa, inoltre, che i rapporti di vicinato e di amicizia fra le persone siano destinati a indebolirsi. Poi più avanti dice: nella società anomica e disgregata, il singolo mette in atto le proprie strategie difensive di adattamento alla mutata situazione, arrivando al ripiegamento individuale. Alla fermata dell'autobus o della metropolitana ci si guarda intorno sospettosi. Non si vede l'ora di tornare a casa per chiudersi la porta alle spalle. Si ha paura degli zingari, soprattutto a Roma, secondo i sondaggi. Allora, la casa viene vissuta come un fortino personale, dove difendersi anche installando un sistema di allarme, una porta blindata o le inferriate, soprattutto sempre a Roma. Poi altrove dice: un altro atteggiamento sempre più diffuso è l'insensibilità rispetto al dolore e alle sventure altrui. Poi ancora un altro blog italiano che si chiama L'intellettuale dissidente contribuisce a questo discorso con un articolo scritto l'anno scorso intitolato «Siamo egoisti, ecco perché non facciamo più figli». E l'articolo inizia con queste parole: dal 68 ad oggi abbiamo perseguito la strada della realizzazione personale e professionale, pensando sempre più a noi stessi. Prima il bel lavoro, i soldi, il successo, e poi il resto, ci siamo detti. Abbiamo ritenuto inutile la famiglia, e ancor meno i figli, esaltando il nostro ego. Ma per questo soffriamo. Allora, questo è il mondo in cui viviamo. Allora, certo che ci sono delle eccezioni, ma sondaggio dopo sondaggio e ricerca dopo ricerca confermano che l'Italia è un paese sempre più egoista, individuale e indifferente. La gente non vive per gli altri, ma vive per sé. È così. A prescindere da questa realtà, però, quasi tutti direbbero molto volentieri che non dovrebbe essere così e vorrebbero che non fosse così. Allora, se questo è vero, e lo è, come abitanti di questa città e di questo paese, come possiamo cambiare le cose e le tendenze negative di questa cultura egoista e menefreghista? E come Chiesa, soprattutto, come possiamo contribuire a tale trasformazione e cambiamento per il bene della città e dei suoi abitanti? Quale dovrebbe essere la risposta della Chiesa, cioè il corpo di Cristo, il portavoce del Vangelo, a questa cultura egoista e menefreghista? Sono domande molto serie e importanti. Quindi il nostro compito stasera è di, in qualche modo, rispondere ad esse. E lo faremo con l'aiuto di questo brano che Valeria ha letto per noi prima. Allora, vediamo nel versetto 25 che Paolo non vive né per se stesso né per la sua gioia, ma che vive per la gioia di quelli a cui sta scrivendo, cioè i filippesi. Vivo per la vostra gioia, dice Paolo. Quindi già in queste pochissime parole vediamo un atteggiamento molto controculturale. Una cultura egoista e menefreghista vive per sé, ma Paolo dice che vive per gli altri e per la loro gioia. Ma come mai? E cosa c'era in Paolo che lo rendeva diverso dagli altri? Allora, stasera vogliamo suggerire tre motivi per cui Paolo era capace di scrivere con convinzione che viveva per la gioia degli altri. E come questi motivi possono aiutare la Chiesa a servire meglio la città
e i suoi abitanti. Allora, in primo luogo, l'atteggiamento di Paolo era dovuto alle sue tantissime prove e sofferenze che lo plasmavano in modo molto profondo. Poi vediamo in questo brano che il vivere per la vostra gioia era dovuto anche alle suppliche e alle preghiere di quelli che, per cui Paolo sta vivendo qua in questo brano, in questa lettera. Infine vediamo in modo chiarissimo che il vivere per la vostra gioia non sarebbe stato possibile se non per l'opera di Gesù Cristo nella vita di Paolo. Grazie a Cristo soltanto, Paolo poteva vivere per la gioia degli altri, evitando una vita egoista e menefreghista, centrata su di sé. Una cosa che possiamo dire con certezza assoluta è che se non fosse stato per le tantissime prove e sofferenze che Paolo doveva sopportare, non sarebbe stato l'uomo che era. Non sarebbe stato in grado di capire in modo approfondito che cos'è veramente la gioia e qual è la sua fonte e da dove scaturisce. No, le sue sofferenze lo plasmavano profondamente. Guardiamo ad esempio al versetto 12 di questo brano. Paolo dice questo: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto, cioè il suo essere messo in prigione per aver predicato Cristo risorto, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Allora, questi sono versetti molto impressionanti e ci devono incoraggiare tantissimo. Allora, Paolo era in catene, era in prigione. Lì Paolo stava soffrendo tantissimo. Ora, fisicamente, emotivamente, mentalmente, eccetera, eccetera. Ma a prescindere dalle sue tantissime sofferenze, era gioioso. È una cosa incredibile. Ma com'è possibile che avesse così tanta gioia mentre soffriva così tanto? Allora, in questi versetti vediamo in modo chiaro che Paolo non pensava mai a se stesso. Paolo non guardava attraverso quel piccolo buco della serratura a cui Leonardo ha fatto riferimento la settimana scorsa. No, non vedeva solo le sue sofferenze e le sue condizioni pessime. Riusciva invece a vedere un disegno molto più ampio e grandioso. Riusciva a capire che Dio stava all'opera per mezzo delle sue sofferenze, per progettare un piano stupendo. Sapeva che grazie alle sue sofferenze il Vangelo di Gesù Cristo avrebbe progredito e sarebbe avanzato. Quindi, non pensando a sé, ma pensando al progresso del Vangelo attraverso le sue catene e la gioia e la speranza che esse avrebbero portato ad altri, Paolo aveva pace e aveva una gioia profonda. E quindi era capace di vivere anche per la gioia di altri. Inoltre, questa gioia veniva notata da tutti coloro che stavano con Paolo. La sua gioia veniva notata perché di solito uno in quelle condizioni di prove e di sofferenze non è gioioso. Anzi, una persona incatenata è molto giù di morale, amareggiata, arrabbiata e si lamenta tantissimo. È così perché vede la sua vita attraverso quel piccolo buco della serratura. Non è capace di vedere oltre alle circostanze attuali in cui si trova. E questo è importantissimo perché la sua gioia
dipende totalmente dalla situazione in cui si trova in quel momento. Paolo non è così egoista, però. No, la sua gioia non dipende dalle circostanze attuali, ma dalla sua relazione personale con Gesù Cristo. Per questo motivo è capace di essere gioioso nonostante la pessima situazione in cui si trova. Paolo riesce a vedere al di là della sua situazione attuale, per vedere un'opera molto più grande, un'opera incentrata non su di sé, ma sul Vangelo di Gesù Cristo, e quindi sugli altri. Ora, in altre parole, l'atteggiamento di Paolo veniva molto notato perché era molto controculturale. In una cultura molto egoista, nessuno viveva per la gioia di altri, soprattutto quando si trovava in circostanze così sofferte come quelle di Paolo. Quindi quando Paolo aveva gioia in mezzo alle sue sofferenze significative, gli altri la notavano e volevano anche loro la gioia di Paolo. E così la buona notizia di Gesù Cristo avanzava. Allora questo è un messaggio importantissimo anche per noi, no? Tutti noi dovremo affrontare le prove e le sofferenze. Ed è molto probabile che la maggioranza di noi le abbia già affrontate e le stia affrontando magari anche adesso. Per il popolo di Dio, le sofferenze fanno parte della propria vita e non sono evitabili. Il capo della Chiesa, Gesù Cristo, soffrì tantissimo e quindi il suo popolo può aspettarsi lo stesso. Ma la Chiesa non deve temere le sofferenze, deve solo affrontarle con la certezza che Dio è all'opera e sta facendo delle cose grandi per mezzo di esse. Quando il popolo di Dio affronta le sofferenze con questo atteggiamento, il Vangelo avanza. Avanza perché gli altri notano la gioia che i credenti hanno, nonostante le circostanze difficili. No, non vedono l'egoismo e la scontentezza, ma vedono invece la gioia e la pace, a prescindere dalle prove e dalle sofferenze. E questo è un atteggiamento contagioso. E la gente vorrà sapere perché hai questa pace, questa gioia, nonostante le prove che stai affrontando. Poi il Vangelo avanza quando tutto viene rivolto a Gesù Cristo. Con Cristo al centro delle nostre vite, possiamo vivere per la gioia degli altri, come lo fa Paolo per i Filippesi. E tu? Come stai affrontando le tue prove? Gli altri che ti stanno guardando mentre affronti le difficoltà, cosa vedono? La buona notizia di Cristo sta avanzando attraverso le sofferenze e le incertezze e le prove che stai affrontando. Gli altri vedono la gioia e la pace che poi possono essere una loro fonte di gioia in mezzo alle loro prove. Se invece rimani chiuso, introverso e concentrato su di te stesso, tutto amareggiato, arrabbiato e fragile, com'è possibile che il Vangelo, con la gioia e la pace che ci dà, possa avanzare, incoraggiare e salvare la gente di questa città? Il modo in cui affrontiamo e gestiamo le sofferenze e le prove è cruciale per l'avanzamento della buona notizia di Gesù Cristo. Come Paolo, dobbiamo essere controculturali e dobbiamo vivere per la gioia degli altri, non egoisti e menefreghisti come sono tanti. È attraverso le sofferenze che la Chiesa ha una bellissima possibilità di essere controculturale e di vivere per la gioia degli abitanti di questa città, di questo paese.
che il Signore sia il nostro aiuto per questo compito enorme. Poi, oltre alle sofferenze, Paolo è molto consapevole che sono le suppliche e le preghiere degli altri credenti, assistite dallo Spirito Santo, che lo sostengono e che lo rendono gioioso, a prescindere dalle circostanze. Allora, qualche domenica fa abbiamo parlato della mappa che ci conduce alla gioia, anche Gianluca ha menzionato prima. Allora, se portiamo, ad esempio, una mappa di Roma a Dublino, faremo molto fatica a spostarci e trovare quello che stiamo cercando. Le vie che una mappa segna non le troveremo, perché sono di un'altra città e quindi ci perderemo molto facilmente, no? È così con la gioia. Dobbiamo avere la mappa giusta per trovarla. Paolo ci dice in questa lettera che la preghiera è la chiave alla gioia. Per trovare la gioia, la mappa giusta è la preghiera. Attraverso la preghiera riusciamo a conoscere meglio il Signore e la sua volontà per la nostra vita. Per mezzo della preghiera, Dio ci dà la possibilità di avere uno sguardo più ampio, non uno limitato a vedere le cose attraverso, no? Quel piccolo buco della serratura. Con la preghiera possiamo avere la gioia e la pace, a prescindere dalle circostanze, qualunque siano. Cioè, attraverso la preghiera possiamo avere la gioia e la pace anche in mezzo alle prove e le sofferenze. Grazie alla preghiera possiamo vivere per la gioia degli altri. Poi nel versetto 19, Paolo riconosce che la sua gioia e la sua capacità di vivere per la gioia degli altri è dovuta non alle sue preghiere soltanto, ma anche alle suppliche e alle preghiere del popolo di Dio, cioè la Chiesa, che sono per lui una fonte di sostegno fondamentale, da cui la sua gioia e la sua capacità di affrontare le sofferenze con gioia dipendono. E con questa enfasi che Paolo mette sulle suppliche degli altri, vediamo l'importanza della Chiesa e del popolo di Dio, no? Quando tu ti senti debole e incapace di continuare ad andare avanti per poter affrontare le difficoltà con gioia, è la forza della Chiesa che ti sostiene e che ti porta avanti e che rende la gioia possibile. Sì, certo, la preghiera svolta in privato è essenziale. Una relazione sana col Signore e una conoscenza ricca e profonda di Lui dipendono da questo tipo di preghiera, sicuramente. Ma quando ci troviamo in mezzo alle difficoltà, alle prove e alle sofferenze, sono le preghiere della Chiesa che vengono in nostro soccorso. Il Signore ci sostiene attraverso queste preghiere preziosissime del suo popolo. È un dono che non possiamo mai prendere per scontato. Ma sai una cosa? Questa imperdibile fonte di sostegno non esiste per quelli che non sono membri di una chiesa o che frequentano sempre diverse chiese, senza mai inserirsi bene in una e diventare membro di essa. Ricevere pienamente, cioè pienamente, i ricchi benefici delle preghiere del popolo di Dio richiede un impegno e una dedizione significativa alla Chiesa locale. Impegnativo, sì, ma ne vale la pena e approfondisce sempre la nostra gioia è la nostra conoscenza del Signore. Com'è, allora, il tuo rapporto con la Chiesa locale? Ti sei inserito bene in una? Stai servendo fedelmente al Signore attraverso il tuo servizio alla Chiesa locale?
Sei membro di una chiesa? La Bibbia dice che la chiesa è il corpo di Cristo e quindi Cristo è il capo di essa. Quando diventi membro di una chiesa, diventi anche più consapevole che sei anche un membro del corpo di Cristo e ricevi il nutrimento che tale corpo offre alle sue membra. Le preghiere dall'uno per l'altro sono uno di questi nutrienti che producono la gioia nelle vite di quelli che li ricevono. E poi questa gioia che scaturisce dalle preghiere della Chiesa ti danno la forza necessaria per poter affrontare le difficoltà con gioia. E questo è un bellissimo dono. Che beneficio abbiamo nell'essere membro del corpo di Cristo? E Paolo beneficiò tantissimo da tale corpo. E tu? Quali benefici e quali nutrienti stai ricevendo dalla Chiesa? Ora, questa è una domanda importantissima che richiede una riflessione con tanta attenzione. La tua gioia e la tua capacità di vivere per la gioia degli altri dipendono da come rispondi a queste domande. Ora, infine, e per concludere, la gioia di Paolo e il suo desiderio di vivere per la gioia dei Filippesi e degli altri sono principalmente dovute a Cristo soltanto. Per Paolo, Cristo è tutto. Infatti non nasconde qua il fatto che ha un forte desiderio di partire da questo mondo e di essere con Cristo, perché starebbe molto meglio. Dice qua che è in catene per Cristo. Dice che vuole che Cristo, in ogni circostanza, sia annunciato e il suo Vangelo sia predicato. Vuole che Cristo sia glorificato nel suo corpo, sia con la vita, sia con la morte. Dal versetto 21 Paolo dice che per lui vivere è Cristo. Poi nel versetto 26 Paolo dice che vuole tornare a stare con i Filippesi affinché abbondi il loro vanto in Cristo. Perché? Perché Cristo è la fonte della vera gioia. In e con Cristo la gioia abbonda. Altre traduzioni dal versetto 26 dicono che Paolo vuole che il loro vanto, pure il loro amore per Cristo, trabocchi. Cioè vuole che ci sia così tanto amore per Cristo che non possa essere contenuto e quindi trabocchi. Poi questa inondazione che non può essere contenuta viene espressa nelle preghiere per gli altri e nel desiderio di vivere per la gioia di altri e di non essere egoisti o menefreghisti, come sono tanti. È Cristo soltanto che rende questo atteggiamento possibile. Lo sapeva Paolo e lo sa ancora la Chiesa di oggi. Cristo soffrì e morì per i peccati degli altri, cioè per i peccati del mondo, perché siamo tutti peccatori. Visse una vita molto controculturale, cioè Cristo visse una vita totalmente pensata per gli altri e per il bene e per la gioia degli altri. Cristo, attraverso le sue sofferenze e attraverso la sua morte per noi, acquistò la vera gioia per quelli che si fidano di Lui. È chiamata la vera gioia perché quando ci fidiamo di Cristo, siamo salvati dai nostri peccati e la nostra salvezza ci rende gioiosi. Inoltre, è una gioia che cambia la vita e plasma e trasforma interamente la prospettiva sulla vita. Cioè, in Cristo soltanto, non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per Cristo e quindi per gli altri. La nostra gioia trabocca
e con questa gioia in più viviamo le nostre vite per la gioia degli altri. Vivendo così, evitiamo di essere delle persone egoiste e menefreghiste. Vivendo così, siamo controculturali, come erano Cristo e anche Paolo. Grazie a Cristo soltanto possiamo vivere con una prospettiva esteriore, cioè per il bene di questa città e per la sua, per la gioia di questa città. Preghiamo. Preghiamo che possiamo essere una chiesa e un popolo così. Che possiamo essere una chiesa controculturale, che vive non per sé, ma per il bene di questa città e per la gioia dei nostri vicini, e dei nostri colleghi, e dei nostri amici e per le nostre famiglie. Che la nostra gioia in Cristo trabocchi affinché il Vangelo possa avanzare. E che sia tutto, tutto per la gloria di Dio. E che Dio ci guidi e ci benedica in questo compito molto importante. Amen.